romano. Memori, diciamo così, di quella che è stata la storia antica e poi la storia moderna della città, e questo è l'obiettivo a cui bisognerebbe naturalmente tendere. Sono finite? Grazie. Grazie. Allora, tutte queste notizie storiche ci fanno pensare che Terracina, come tutte le diciamo, le città che stanno sul Tirreno, che hanno condizioni simili, cioè sono state create su dei rilievi naturali, diciamo, hanno subito e subiscono grandi cambiamenti. Allo stesso modo la vegetazione si è modificata. Chiaramente questo giardino pensile di Palazzo Braschi, come lo vediamo adesso, è una cosa che mi sembra fino a poco tempo fa non esisteva, fino a non molto tempo fa. Io penso che lì c'è stata sicuramente la mano di Emilio Selvaggi, perché se uno lo visita trova, diciamo, una buona parte di piante arbustive della flora mediterranea, che probabilmente non sono neanche, diciamo, tipiche di questo posto. Fondamentalmente lì c'è filirea, latifoglia media, c'è il lentisco. C'è molto corbezzolo, che diciamo, nella zona di Terracina non è molto diffuso, almeno in queste zone qui. E poi quegli alberi là sono le robinie pseudacace. E poi c'è un teocrium, quello diciamo, del colore, quelle piante di colore argentato. Queste sono state messe diciamo, da una persona con gusto, perché c'era gusto e intelligenza. Non so cos'era fino a 20, 30, 40 anni fa, penso non c'era niente, c'era un immondezzaio. Ecco, diciamo, questa è la situazione attuale. E, per cui, diciamo, questo è il frutto di un'idea, un pensiero. Mi è interessato quello che ha detto Lavio del giardino all'italiana, che mi sembra una cosa importante. Nel giardino, penso che nel giardino all'italiana una delle cose importanti che c'erano erano le siepi di bosso che si potevano. Diciamo coltivare in qualche modo. Non so se è diciamo, una cosa che potrebbe stare bene a Terracina, perché il bosso non è una pianta che ama stare nei climi caldi, aridi e molto assolati, però diciamo sono cose così. Una cosa da sottolineare nella vegetazione che attualmente è presente in questa zona, che così come avete visto le porte come si sono modificate, sono diventate tante altre cose, addirittura ultimamente sono diventate dei ristoranti. Allo stesso modo, in quelle zone, se vai un attimo alla copertina, scusa, la copertina del libro, anche dal punto di vista vegetazionale le cose sono cambiate. Ricordiamoci che Terracina stava su uno sperone, quanto alto al massimo qua? Escludendo Montegioi, diciamo, sì, un centinaio di metri, sì, abbastanza scosceso, che stava sul mare. Chiaramente una delle condizioni originarie in cui le popolazioni, diciamo, utilizzavano come uno dei primi punti. Quando Enea sbarcò, dopo la guerra di Troia, si dice, non so se verso Anzio, verso Nettuno, Enea si è sbarcato da un po' di parti. Dice, rimase in qualche modo basito e anche scoraggiato perché vide un'enorme distesa di verde scuro, cupo e intenso che partiva dal retroduna e arrivava fino sulle montagne. Tutta questa zona potenzialmente dovrebbe essere una zona di bosco di leccio. E un bosco di leccio, quanto è un bosco quando è maturo, diventa un qualcosa di impenetrabile per certi versi. Bene. Per cui queste erano le condizioni originarie. Tutto quello che troviamo sono state prodotte dall'attività dell'uomo. Enea già era un uomo che era arrivato parecchio dopo di quello, diciamo, degli insediamenti precedenti. Tutti gli uomini in qualche modo hanno modificato. Chiaramente questa stampa, che hai detto, dell'Ottocento, sì, diciamo, risente un po' del gusto delle cose. Una delle cose che non si vedono in questa stampa sono i pini. Noi a Terracina siamo assillati dai pini, in certi versi, perché erano belli, sono stati messi, però
E poi però abbiamo visto i danni che hanno provocato, che provocano. Vediamo l'Appia, Roma, dappertutto c'è stata questa diatriba sui pini. Allora i pini non esistevano, perché il pino è apparso improvvisamente e potentemente durante il fascismo, perché nel 30-36 la Società Botanica Italiana disse che il Pinus Pinea doveva diventare il simbolo dell'Italia. Anche se poi tra parentesi il pino, Pinus Pinea, quello da Pinodi, non è manco originario dell'Italia, perché l'unico pino probabilmente originario d'Italia è il pinastro. E vedete, qui c'era un gusto, diciamo, come possiamo dire, quasi un po' esotico. Spiccano sicuramente le palme, quella dovrebbe essere la palma da datteri. Bene. E tra parentesi c'è anche un'altra cosa importante che le popolazioni che vivevano in queste zone utilizzavano: il territorio che aveva intorno. Chiaramente probabilmente la duna, nella zona della duna, non so se c'era qualche cosa, una coltivazione, qualche altro, però diciamo tutte le zone possibili, utilizzabili, diventavano orti. Anche qua il Parco della Rimembranza, probabilmente in gran parte, negli ultimi periodi è stato almeno un oliveto legato al coso qua, al convento di San Francesco. Diciamo ci sono piante, tipo parecchi olivi, e c'è il carrubo, che erano piante che in genere venivano messe a coltura contemporaneamente perché davano del reddito. In questa zona, probabilmente in quel periodo, c'erano dei belli orti, eppure soprattutto ci potevano essere degli aranceti, degli agrumeti, aranci, limoni e così via. Questa è una caratteristica importante di Terracina, perché oltre al versante che dà sul mare, se noi andiamo dall'altra parte, vediamo quei bellissimi aranceti che stanno dentro quelle mura. Va bene? E questa è una cosa molto bella che andrebbe protetta in qualche modo, perché è un colpo d'occhio dell'Ottocento, del Settecento, che ormai è scomparso. Nel 1660 circa, Papa Alessandro VII, tramite, non mi ricordo, un sistema di governo, non so se è una camera, disse che l'albero che rappresentava il papato, il cristianesimo, era l'olmo. Bene. Per cui l'olmo, dice, praticamente introdusse un discorso più o meno così: davanti a ogni parrocchia un olmo. Le olmate, le famose olmate, noi abbiamo via Olmata, erano presenti pure a Roma, e l'olmo è stato diffuso. Poi che è successo? Che è finito, diciamo, con l'Unità d'Italia, eccetera, eccetera, siamo passati ad altre idee. In Italia sono entrati, così come prepotentemente, come piante ornamentali, come piante di rappresentanza, come piante, diciamo, che davano importanza alla città, i platani. Bene. E vediamo, per esempio, a Roma sono stati piantati dall'Ottocento in poi tutti quegli ali dei platani, soprattutto quelli intorno, perché era uno stile europeo, bene? Lo stile soprattutto francese, altre parti, davano la grandezza. Poi è arrivato il fascismo, invece ha detto no, noi ci dobbiamo mettere i pini. finito il fascismo, diciamo, ci siamo trovati sti pini, che poi tra parentesi sti pini l'hanno messi anche e soprattutto dagli anni 50 in poi. Bene, per cui questa, vedete qua, qui non lo troverete in pino, era probabilmente una curiosità. Bene. E si sono trovate altre cose, poi alla fine non si fanno manco più le strade alberate. Questo, diciamo, quella io lo vedo per esempio a Roma, ho girato per tanti anni a Roma, fino a un certo punto troviamo le strade alberate e poi sono scomparse. Allora, questa zona di Terracina, diciamo, è legata a questo utilizzo di zona che si è modificata un po' con le esigenze delle persone che vivevano, principalmente avere un orto, un posto dove avere degli alberi da frutta e così via. Nella zona del parco, quello lì vicino Eurospin, ci sono questi resti. Praticamente ci sono degli olmi, per cui impariamo a pensare che l'olmo è un pezzo di storia che è rimasto lì in rappresentanza. Ci sono soprattutto degli agrumi, bene, anche limoni, anche l'arancio amaro. Ho visto il sambuco, e ci sono anche altre piante. Probabilmente, se noi pensiamo alle drupacee, pensiamo
le prugne, le albicocche, sono piante che non hanno, almeno quelle coltivate, non hanno una grande durata, per cui probabilmente si saranno, diciamo, saranno, ce ne saranno state, però poi malattie così. E in parte c'è ancora qualcosa del genere. E ci sono degli olivi, diciamo, questa è la cosa importante. La cosa invece che probabilmente rimane stabile, se mi vuoi mandare qualcosa sulle mura, sulle mura con la vegetazione, e quelle di Terracina, che cosa sono le mura in una città? Le mura in una città per le piante, per gli animali, per la biodiversità, non sono nient'altro che delle rupi, bene, solo che quelle sono originarie, diciamo, create dalla natura, eccetera, eccetera. Le mura, soprattutto le mura antiche, fatte poi con materiale del luogo, tra parentesi, perché è una cosa fare un muro come fanno o in laterizio oppure soprattutto con la roccia calcarea, insomma, fa un muro di cemento, è tutto un altro discorso. Però il muro, le mura, sia anche le mura delle case e così via, diventano degli anfratti di rocce e le piante e gli animali le considerano questo, sono degli anfratti. Per cui la vegetazione delle mura è una vegetazione in qualche modo che rimane più stabile, va bene? Perché? Perché va a ritrovare sulle mura create dagli uomini le condizioni naturali. Il rappresentante massimo di questa pianta, che in qualche modo probabilmente è sopravvissuto per tanto tempo, è il cappero. Infatti noi troviamo, vedete anche là sulle torri, vedete, quelli sono i capperi che sono appesi da tantissimo tempo. I capperi stanno in tutto il bacino del Mediterraneo. Ecco, qui si vede un po' quello che dicevo. Vabbè, addirittura c'è un posto impressionante sotto il muro di Posterula, si vedono delle cascate di capperi spettacolari. Eccoli qua, guardate. Quello che si vede sotto invece sono piante che derivano anche loro in qualche modo dall'attività umana e sono le cosiddette piante nitrofile. Piante nitrofile vuol dire che dove c'era l'uomo, direttamente o indirettamente, legato alla sua attività o ai suoi residui, ai suoi escrementi, si creavano delle condizioni di eccesso di azoto, per cui in genere sotto le mura si sviluppa una flora nitrofila, oppure la stessa flora che si sviluppa, non so, dove ci sono allevamenti di animali, dove sostano il corpo. Per cui diciamo, queste sono condizioni in qualche modo originale. Ecco, vedete qua il cappero che sta su delle mura. Lui dice: perché stai là? Qualche come si dice, archeologo o tecnico dicono che probabilmente possono creare dei problemi sulle mura. Eppure è vero, perché la pianta attacca un muro come una roccia, è lo stesso. Diciamo, queste sono condizioni normali che sono dappertutto. Le mura sono importanti perché a Terracina c'è anche, io vi dico 3-4 cose, poi il discorso è molto grosso. Lo potremmo affrontare, eppure si vorrebbe partire su un discorso di ricerca della vegetazione storica di Terracina. Terracina ha anche altre caratteristiche legate sempre al discorso delle mura. Le mura possono essere mura esposte al sole, oppure mura non esposte al sole, possono essere mura umide, stinose si dicono, oppure possono essere mura che stanno, oppure rocce che stanno sul mare, dove arriva l'onda che batte. In queste zone, nel nostro territorio che è prospiciente al mare, ci sono degli endemismi molto importanti, che sono principalmente i limonium. Sono delle piante che stanno probabilmente, sicuramente vicino a qualche arresto del porto o di qualche struttura del genere che sta vicino al mare, dove arriva l'onda. E poi c'è la famosa Centaurea circi, Cineraria circi, che è una pianta, addirittura si dice circuntirrenica, e ci sono anche delle altre piante importanti che in qualche modo testimoniano che queste zone, sia le mura che chiamiamo naturali, sia le mura create dall'uomo, conservano dei microambienti che probabilmente sono stati presenti in questa zona per piccolissimi periodi. Quando si parla di vegetazione circuntirrenica, bisogna fare, ecco, vi dico l'ultima cosa che sono cose importanti. Circa un milione e passa di anni fa, il Mediterraneo, per una questione di sollevamento della soglia di Gibilterra, divenne una specie di
grosso mare interno, però non continuo. Ovviamente nelle fosse del Mediterraneo c'era nel mare, e poi in altre parti c'erano addirittura zone quasi desertiche. Questi spazi, che hanno 1.600.000 anni fa circa, hanno permesso il passaggio di animali e di piante. Bene. Poi improvvisamente la soglia di Gibilterra, che cosa era successo? Era successo che, chiudendo la soglia di Gibilterra, l'afflusso delle acque dall'oceano verso il Mediterraneo non avveniva più. Per cui l'autorifornimento del Mediterraneo era dovuto soltanto ai fiumi. Va bene? Però che succede? In quella zona l'evapotraspirazione era più forte dell'afflusso, per cui pian piano il Mediterraneo si è andato seccando, lasciando tutti questi spazi enormi su cui, diciamo, hanno transitato probabilmente anche gli ominidi, saranno transitati gli animali, sono transitati sicuramente delle piante. Poi improvvisamente, qualcosa come 700.000 anni fa, questa soglia si è abbassata e nel Mediterraneo improvvisamente da Gibilterra è arrivato l'oceano con una potenza incredibile. Hanno trovato nei posti, nelle fosse, delle erosioni che non si potevano spiegare, salvo per il fatto che è arrivata un'acqua così. Allora che è successo? Alcune specie che si erano diffuse in questo periodo, piccolissimo periodo di tempo, sono rimaste isolate. Probabilmente, diciamo, gli scogli su cui si erano attaccate sono alcune, diciamo, queste. Sicuramente stanno sul Circeo, stanno a Terracina, qualcheduno sta sulla costiera fra Sperlonga e Gaeta, a Gaeta e così via, nell'Argentario. Per dirvi quante cose, anche dal punto di vista, diciamo, naturalistico, si possono trovare in queste condizioni. È chiaro che il discorso di un eventuale parco che poi possa, come si può dire, anche sottolineare queste cose, perché sicuramente non è che hanno una nostra, diciamo, un'importanza economica eccezionale, e soprattutto così, un legame che dovremmo avere tutti quanti per le cose in cui, diciamo, ci siamo in qualche modo da generazioni così formati e così via. Vi saluto. Allora, bellissima serata, perché abbiamo avuto veramente un excursus e tante di quelle notizie, soprattutto sugli studi che queste persone che hanno parlato stasera continuano a portare avanti, e quindi la loro passione, la